Bentrovati! Oggi vediamo come convertire un motore trifase in monofase con un condensatore. I motori asincroni trifase 380 V possono essere convertiti in monofase 220 V con l'aiuto di un condensatore. Questi motori funzionano con tensioni sfasate tra loro di 120 gradi, uno per ogni avvolgimento. Per il sistema monofase abbiamo bisogno di creare una terza tensione indotta grazie al condensatore. Prima cosa da fare è leggere la targhetta sul motore. Se sul collegamento a triangolo c'è la 220 V, possiamo convertirlo. Vediamo come collegare a triangolo il motore con un condensatore. Per invertire la rotazione basta collegare il secondo cavo del condensatore sull'altro avvolgimento del motore. Vediamo anche sul collegamento a stella. Il procedimento è lo stesso. Per scegliere il giusto condensatore da porre al terzo avvolgimento del motore, bisogna calcolare la capacità di un condensatore. Per il calcolo si moltiplica 50, che è una costante, per la potenza espressa in cavalli vapore o HP, horsepower, e il risultato espresso in microfarad. Dalla targhetta del motore, il dato da cercare è la potenza del motore espressa in cavalli o kilowatt e la tensione di soglia a 400 volt. Ed ecco il nostro condensatore. Per prima cosa, dopo aver aperto il coperchio del motore, bisogna andare ad effettuare il collegamento a triangolo posizionando in modo corretto le lamelle metalliche.
Si procede successivamente al collegamento dei cavi del condensatore e dell'alimentazione monofase 220 V. Collegato la spina alla rete di casa, si nota come il motore, grazie al condensatore, gira. Da considerare che con questo tipo di collegamento i motori hanno la necessità di uno spunto maggiore e una potenza che si riduce, quindi sono meno efficienti o efficaci.